nel momento in cui è venuta fuori l'ufficialità del fatto che il Monza poteva privarsi di Machin, il ragazzo è stato già a Pescara, quindi tra virgolette è stato più semplice perché conosceva tutti, conosce la piazza, si è trovato sempre bene nelle due volte che è stato qui a Pescara, quindi un minimo di vantaggio ce l'avevamo. Poi il resto l'abbiamo fatto io e Gagliani insieme, perché ci abbiamo messo esattamente 30 secondi a trovare l'accordo e il ragazzo è venuto a Pescara. Ah, i prossimi obiettivi li sapete tutti quali sono, cioè, noi dobbiamo cercare una punta perché per numero ci serve, perché anche se oggi abbiamo avuto anche il rientro di Asensio, che credo che fra qualche 4-5 giorni sarà col gruppo squadra e quindi sarà a disposizione, però per i problemi che abbiamo avuto vorremmo cercare di evitare di riaverne, quindi una punta sicuramente e un difensore centrale. Dopodiché la squadra è a posto e può continuare tranquillamente il suo campionato. Ma le trattative vengono fatte e vengono portate avanti, non è a che punto è, non si tratta di dire a che punto è la trattativa. Oggi Ceravolo è uno dei nomi che sul nostro tavolo, ma non è detto che sia Ceravolo l'attaccante che prenderemo. La Gumina c'ha questa situazione in piedi e credo che sia molto difficile se possa muovere da Genova prima del riscatto obbligato che dovrebbe avvenire a febbraio. Quindi credo che ci sia un tecnicismo che non consente lo spostamento prima, e essendo anche un giocatore che è di proprietà di una squadra di Serie B, credo che oggi nessun tipo di agevolazione l'Empoli faccia alla Sampdoria per far dare un giocatore a un eventuale concorrente della Serie B. Di questo scambio un prossimo segnale migliore di Giannaletto, ma non c'è nessuna ipotesi di scambio, perché noi andremo a prendere un giocatore, non abbiamo detto che dobbiamo far uscire altri giocatori, dobbiamo prenderne un altro.